Io sto qui perché non ne posso più dopo 4 anni di lavori, mi sembra più che sufficiente. Adesso è ora di rientrare al Bar Nurzia. Non ci sta Natalia Nurzia, proprietaria dell'omonimo storico caffè aquilano, a tornare nel locale provvisorio. Nella mattinata ha allestito una protesta davanti al vecchio locale nel cuore del centro storico per chiederne le autorizzazioni per la sua riapertura. Il caffè Nurzia, simbolo del commercio a Piazza Duomo, è stato chiuso 4 anni fa per i lavori di ristrutturazione post-terremoto. L'attività è stata così ricollocata a pochi metri di distanza in un locale provvisorio. Il caffè ha riottenuto l'allaccio delle a novembre scorso, ma ancora non ottiene l'agibilità per la riapertura dell'attività commerciale. A portare solidarietà e cercare una strada per risolvere il problema sono stati il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e Lelio De Santis, capogruppo di Cambiare Insieme Italia dei Valori in consiglio comunale all'Aquila. È arrivato il momento della riconsegna delle chiavi. Solo che purtroppo è dalle 9:30 che sto qua e l'unica persona che mi è venuta a dare una parola di supporto dicendomi che non è il suo potere fare qualcosa è il sindaco. Il resto, il direttore dei lavori non si è presentato, il presidente non si è presentato e neanche l'ingegnere strutturista. È stato fatto tutto, manca solo la macchina del caffè e dei lampadari, manca solo l'agibilità parziale, la richiesta da parte del presidente Francesco Tinoni di agibilità parziale. Io voglio riaprire come questo nel dicembre 2009, adesso è arrivato, poi il mio locale è a norma con le nuove norme Covid perché è grande, c'ha gli spazi, ho lo spogliatoio per il personale, il bagno per il personale, è sanificato e c'è anche l'impianto di funzionamento nuovo, è a norma, quindi adesso basta.